cibo del colore dei nostri tutù. Ma noi non siamo dei ballerini. Esatto. Da ora sì. Questi sono per voi. Yeah. Allora, io voglio, mi sa, questo. No, mannaggia, lo volevo io. Vabbè, mi prenderò quello blu. Io vorrei questo. Ah, ok. Io assolutamente il verde. Verde. Dai, no, il rosso. Mi tengo ecco. Il rosso. Speriamo bene. Ma bellissimo. Il tutto giallo. Ci sono un sacco di cibi così buoni da mangiare gialli. Le patatine fritte. Blu è il mio colore preferito. Ma non da mangiare. Non c'è niente blu da mangiare. Io il tutto bianco. Con le stelline, bellissimo. Potrò mangiare la panna montata. Potrò mangiare i popcorn. Wow, Giada, aspettate, io ho il tutù rosso. Posso mangiarmi la mela, il pomodoro. Speriamo bene. Io ho quello verde. Ci sono un sacco di verdure di colore verde e io amo le verdure. Guardate bene nel vostro sacchetto perché troverete il primo cibo per la vostra sopravvivenza. Ah, ma cos'è che è? Sembrano noccioline al wasabi. Beh, pensavo peggio. Oh, un lecca lecca natalizio. È perfetto, lo adoro. Il Kinder Bueno è buonissimo. Meno male. Non lo trovo. Oh, eccolo. Yogurt al mirtillo. Ma è magro, io lo volevo grasso. Ma è una merendina integrale. Non l'ho mai assaggiata. Voglio sentire com'è buona. No, non sono capace. Chissà cosa dovremmo fare con questi tutù. Io sono un palestrato, non sono capace a fare queste cose. Ma meno male, almeno c'ho il tutù verde. Almeno mangerò un sacco di verdure. Una cosa positiva. Oh, guarda, ma io proprio loro non li capisco che si lamentano. Guardatemi. Sono bravissimo. È il mio sogno fin da bambino fare il ballerino professionista. Che buon odorino. Adesso gli faccio un bel masso. Ai ai ai. Che cosa sta succedendo qui? Perché? Cosa sta succedendo? Qualcuno sta imbrogliando. Chi? Chi? Tu, carina. Questo cioccolato è marrone. Non è bianco. Mamma, qua dentro è bianco, c'è la crema bianca. Prova a mangiarlo e sarai squalificata. Mi sa che me lo mangio io. Uffa, per una cosa che mi piace. È vero, sai che nuovo. Siete veramente dei ballerini favolosi. Ma è arrivato il momento della prima challenge. Chi interpreta meglio un balletto di danza classica vince un cibo del suo colore. Buona fortuna. Vi faremo un passo a due. Che brave, sono leggiadre. Sembra che volino. Adesso faremo un passo a tre e le saggeremo. Pronti? Che pasta, ok? Sì? Guarda, guarda, adesso lo sollevano. Sembra la danza degli elefanti. Siete stati bravissime! Infatti voi vincete un cibo del vostro colore! Cosa? Beh, a parte loro due che hanno fatto schifo, ma io mi sono esercitato per anni, sono stato bravissimo, leggiadro, fantastico! È vero però! Sei veramente convinto di quello che dici? Quanto ti hanno dato? Vediamo il report!
Che bello, guardate, ho avuto i lamponi. E io i popcorn. Ok, Ricky, guardiamo questo benedetto replay, e vediamo guardiamolo. Se sei andato così bene. Guarda, questo sono io, questo sì, io. Sei tu. Guarda, guarda. Hai visto? E qua io, cioè, capita, era da un po' che non facevo questi passi. Vabbè, sicuramente con più allenamento riuscirei a fare meglio. Voi amicetti, se volete vedere chi vincerà la prossima challenge, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Ragazzi, vi state allenando? Amicetti, guardate cosa ho trovato! Una scatola rossa del mio colore! Ed è piena di cibo che posso mangiare! Abbiamo una mela, un lecca lecca a forma di cuore, delle caramelle! Oh, che fame che mi sta venendo! Come posso fare a vincere? Beh, imbrogliando! Infatti qua vedo il cibo degli altri concorrenti! Beh, direi che è il momento di nasconderlo! Cosa? Sta imbrogliando la ragazza, eh? Adesso gliela faccio vedere io. Ah, ok, ho nascosto tutto e adesso posso mangiare in santa pace. Uffa, io voglio mangiare, ho fame. Simo, per caso stai cercando qualcosa da mangiare, eh? Sì, ho tanta fame. Allora vieni con me, so dove tengono tutto il cibo del mondo. Vieni, vieni. Dai, vieni, vieni, guarda quanto bel cibo. Puoi mangiare tutto quello che vuoi. Ma se mi vedono, vengo squalificato, io sono di color giallo. Tranquillo, Simo, non ci vedrà nessuno. E poi guarda, ci sono anche queste buonissime cose che puoi mangiare. Dai, mangia quello che vuoi. Però, ovviamente, le uniche cose che non potrei mangiare sono le mie, perché sono blu del mio colore e me le porto via. Sì, che fame, vorrei mangiarlo tutto. Che fame che mi è venuta, Giada. Potremmo fare qualcosa, che dici? Io ti dico la ricetta della torta. Ok. Anzi, ne facciamo due. Una del colore bianco e l'altra del colore... Di che colore sei? Beh, rosso. Ah, ok. Ok, io prendo le uova. Io inizio con la farina. Mi raccomando, nella ricetta ci vuole anche lo zucchero. Ok, te lo passo subito. Due cucchiai, giusto? Tieni, verrà buonissima. Sì? Ma secondo te diventerà del nostro colore? Non ci resta che metterlo in forno e scoprirlo. Ok, prossimo passo, Smarties. Io prenderò solo quelli del mio colore. Io prendo un po' di dolci. Però la tua non è rossa. Hai ragione, ho dimenticato il colorante. Due goccine e si mischia. Adesso lo versiamo nello stampo per torte e inforniamo. Ecco fatto, verranno due torte squisite. Sì, ora le inforniamo. Mettiamo 40 minuti? Sì. Fatto. Oh, non vedo l'ora che sia pronta. Ho una fame veramente incredibile. È pronta! Ho fatto il timer. Andiamo. Sì. Ma la mia fa schifo. Anche la mia. No, forse non è il caso di mangiare. Ehi, 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 ma qui che cosa sta succedendo? È la dieta da ballerine? Tanto il nostro esperimento è stato un fallimento. Non abbiamo mangiato niente. Già. Beh, allora me ne vado. Che buoni pistacchi. E dopo mi mangerò anche un po' di frizzi pazzi, un Kinder Bueno, dei mirtilli. Guarda anche questo latte, sembra buonissimo. Poi la mela. Vabbè, intanto finisco i pistacchi. Ragazzi, vedo che state migliorando più o meno. Sì. Comunque sono venuta ad annunciarvi la prossima challenge. Chi costruisce la torre più alta di marshmallow vince. Cibo finale. E oltretutto c'è un super bonus per il vincitore, quindi impegnatevi! Forza! Farò la piramide più bella di tutte. Sì. No, ma è difficilissimo, non riesco. Io ho finito! Quasi, quasi finito. Ok. No, impossibile! Non rimangono su. Dai! Idea! La mia è perfetta, guardate! No, la mia non sta, la mia non sta su, ragazzi! Non so cosa fare! Sono tornata! Amicetti, tanto non c'era scritto sulle regole. Guarda.
Guardate come rimangono, sarà bellissima. E altissima, la più alta di tutte. Giada, ma non è giusto. Non si fa così. Dammene un pezzo di stuzzicadenti. E stop al tempo. Vediamo chi ha fatto la torre più alta, insomma. Gian, carina. Un'ottima piramide, devo dire. Che triangolare. Sei arrangiato bene, sì, devo dire. Ok, passiamo alla prossima. Ricky. Sì, dica. Scusa, questa cosa sarebbe? Questa no, è un'opera d'arte. Diciamo che non è molto stabile, insomma. Sì, carina. L'ho toccata, valeva 100 milioni. Comunque è più alta quella di Gian. Carole, allora, vediamo un po' la tua. È un castello. È un bel castello. Sì, un po' bassino. Credo che il primo posto vada ancora a Gian. Eccoci qua, Giada. Oh, wow, ma come hai fatto? Sei stata bravissima! Sei la vincitrice! Brava! Ma uffa, ragazzi! Scusate! No, mi devi 100 milioni di Giada Coin! Ho portato le vostre cose da mangiare! Allora, per te c'è del latte buonissimo! Per te, già, anche se sei il secondo classificato, avrai un carciofo, Lele e Ricky! Grazie! Vale! Mirtilli buoni! No, tu non sei blu! Gian, guarda ancora le caramelle, le ho mangiate prima! Effettivamente c'è un carciofo crudo, neanche cucinato, quindi che cosa posso fare? Niente! Avevo promesso un super bonus! Eccolo! Giada, questo super bonus è tuo! E ora potrai mangiare qualunque cosa di qualunque colore! Che buona banana! Ho tutte le cose da mangiare! Banana caramella, banana caramella! Che buona! Ma io ho fame. Venite con me. Ragazzi, ho famissima. Poi ho questo carciofo che non lo voglio. Sapete che faccio adesso? Chiamo un ristorante e ordino cosa verde. Questo non mi serve. Ok, facciamo il numero. Sì, pronto? Boccone di verdure? Esatto, il ristorante vicino a casa è già di mamma. Esatto, sì. Salve, vorrei ordinare un sacco di verdure. Tantissime, basta che siano cotte. Zucchine, asparagi. Grazie, arrivederci. Sì, 20:15, va benissimo. Grazie mille, arrivederci. Ragazzi, guardate cosa ho inventato per il saggio finale. Una mossa inedita. Guardate che passo. Non riesco anche io a ballare. Bellissimo. Posso, il passo. Voglio ballare anche io. Ah, Gian, sei rinvigorito. Sei bello contento, strano. Sì, succede strano, sono contentissimo di mio, è bellissimo. Dai, forza. Non raccontarmi fessoria. Segnatemi. Guarda, ti faccio vedere io. Così. Allenamenti, ancora allenamenti. Io non ce la faccio più. Ho fame, ho un sacco di fame. Adesso con una scusa me ne vado e vado a controllare cosa è rimasto nella mia scatola rossa. Mi invento che vado in bagno. Ragazzi, scusate, devo andare urgentemente al bagno. Vengo anch'io, scherzo. Sì, dai, ti faccio vedere. Oh, che male, ho mangiato troppo. Ma cosa è successo qui? Dov'è tutto il nostro cibo? Ma hai mangiato tutto? Ma perché hai mangiato tutto il nostro cibo? Ricky mi ha detto che potevo mangiare tutto. Ricky? Adesso mi vendicherò. Ricky! Wow, ragazzi! Ma che bravi che siete diventati! Si vede che vi state allenando tantissimo. Fermi tutti! Signor giudice, qualcuno qui sta barando. E ho anche le prove, quindi venite con me a vedere presto. Fermi tutti! Che cosa sta succedendo qua? Qualcuno ha barato. Lo dimostrerò subito che io ho barato. Tu sei bella quando ti arrabbi. No. Cosa? Io è impossibile, io non ho fatto niente, se c'ero dormivo. Ma ragazzi, ma è il campanello? Aspettavamo qualcuno? Oh, il mio laser forse. Ma che cosa sta succedendo? Guarda, Gianna, ma che cos'è questa roba? Ho ordinato un ristorante, la verdura che volevo. Sì, nuda. Cosa? Cruda, ma cruda ancora. Anche tu stai barando. Sentite, fate quello che volete e mangiate quello che volete, io me ne vado. Siamo all'ultima challenge. Supera il provino e parteciperai al saggio finale. Io mi sono allenato tantissimo. Di sicuro io vincerò, perché sono la più brava della scuola.
io ho sempre fame. Come faccio a vincere? Ah, io invece sono pienissimo, quindi sono pronto per questa sfida finale. Vincerò io, ragazzi. Anche io, non so ci farà assaggio. Sono molto meglio. Primo concorrente. E ora al secondo concorrente. Bello, brava. Sì, è la mia bambina. Concorrente numero 3. No! Sei bellissima. Non ci siamo proprio. Ma si è allenato abbastanza. No. Concorrente numero 4. Sono caduta. E ora il quinto concorrente. Cosa stanno guardando i miei occhi? Siamo arrivati alla premiazione del vincitore e scopriremo chi di voi sarà il cigno nero. Siete emozionati? Sì! Ebbene, il cigno nero è... Mi sono allenato 19 anni per questo. Grazie anche a voi a casa. Bravo, grazie. Detto questo, Ricky, ora tu dovrai allenarti duramente per questo sempre, saggio. Sempre. Mi raccomando, noi intanto possiamo andare a banchettare, ragazzi. Forza, su. Tutti di là a mangiare. Tu allenati. Ciao. Grazie, mi sono allenato abbastanza. Allenamento. Posso mangiare anch'io? Ma come? Io ho vinto e non posso mangiare niente. Io volevo fare il bagno, ma ho mangiato e stare in acqua fino a quando mi va. Puoi dire che al mare c'è a noi, se c'è tutta la spiaggia che balla con noi. Ok, si mostra il calma.